che non la trovi, lo sanno tutti. Però crei nelle masse l'atteggiamento di chi è convinto che lì c'è la verità e che quello è il custode della verità, per cui compattamente vanno dove non ha importanza che lo sappiano, perché se lo sapessero forse non ci andrebbero, invece devono andarci, non per cattiveria dei comunisti, ma per l'arretratezza del movimento. Ed è interessante, anche recentemente a me è capitato di leggere un documento in cui si diceva che la storia del movimento comunista ha mostrato che per tutto un periodo la classe operaia avanzata delle grandi fabbriche ha preso la testa a costruire i paesi socialisti. È falso, non è vero. La classe operaia arretrata, in gran parte masse contadine hanno fatto la rivoluzione, non la classe operaia avanzata. E questo ha segnato tutto il movimento comunista e anche il marxismo. È interessante che noi, è come se non sapessimo quello che è vero. La grande classe operaia europea, scusate, dove sta? Sta in Germania, sta in Inghilterra, sta in Svezia. In Francia. La rivoluzione l'hanno fatta in Russia, in Romania, in Bulgaria, in Albania. Che caspita c'entra con la classe, la grande classe operaia avanzata? Non c'entra. Ah, scusami, gli Stati Uniti, per esempio. Ma adesso pensavo all'Europa. Sì. E il dramma e il problema vero è proprio questo: perché non c'è stata qua? Voi capite che il grande scenario europeo, che vuol dire? E qui c'è un altro imbroglio importante, no? Anche per Gramsci era chiaro che la grande cultura in realtà è stata quella europea, che stanno qui. Certo che c'è una grande tradizione, che ne sono in Giappone, in Cina, in India, però nell'epoca moderna la grande cultura è stata quella europea. Quando Gramsci questo lo scriveva, poteva dire è quella europea. Noi non lo possiamo più dire. È questa differenza che dobbiamo riuscire a valutare. Cioè, da un lato il fatto che il movimento comunista non è stato il movimento comunista della classe operaia avanzata. Prima. Cioè, quando l'Europa era all'avanguardia effettivamente, siamo stati battuti. Mentre lì dovevamo vincere per poter fare il socialismo. Qua siamo stati battuti. Oggi l'Europa non è più all'avanguardia. E allora questo, confermando il fatto che dobbiamo andare, come dire, a cercare il luogo dove sta l'avanguardia economica, culturale, eccetera, eccetera, perché lì si gioca la partita, bisogna capire che non è più l'Europa. Quindi per esempio che l'ideologia dominante in Europa, non è vero che è l'ideologia più avanzata. Anzi, questo sarà interessante se riusciamo una volta a portarci qua da noi la compagna Silvia Hulz, che non è solamente la moglie del compagno Hulz, ma è anche una che di professione fa la giornalista e che spesso è andata in Cina per fare i giornalisti e che è tornata con racconti formidabili, per esempio il senso profondo di disprezzo che i cinesi hanno verso questi infrolliti europei, e hanno ragione. E sarebbe molto bello se noi ci rendessimo conto di quanto siamo infrolliti. Un modo può essere questo. Gramsci può avere... Scusa, dal punto di vista delle dinamiche di progresso, ma non dal punto di vista del fatto di avere la disponibilità per lavorare 18 ore al giorno. A volte è Bertani che lavora 18 ore al giorno. Ora, dico, Gramsci ovviamente ha una serie di limiti, come ovvio, non è questo grande pensatore che si dice, non è vero, però ha una cosa importante, è un personaggio che ti mostra che tipo umano era il comunista in una certa epoca in Italia, e ovviamente questo vuol dire che non solo il comunista, anche altri, insomma che esiste un certo mondo, in cui per esempio era del tutto chiaro che non si fa politica se non si fa cultura. Guardate, oggi questo non lo sa letteralmente nessuno.
e voi scandalizzate se ad esempio qualcuno scrive un documento politico in cui analizza il mondo e il suo contrario e poi ti chiede dimmi che cosa va corretto e tu rispondi guarda è inutile che tieni conto delle mie correzioni perché intanto se il livello dell'organizzazione dei rapporti internazionali non è adeguato a fare un'analisi seria, quello che si stimano sono pregnacce e quindi al massimo vorrei dire virgole, non ti capisce nessuno. Tu sei l'intellettuale fuori. Come per detto scusa se sei dell'intellettuale. Ora, ecco, non devi meravigliare, nonostante appunto quello che potrebbe sembrare, noi siamo dentro un'epoca che è quella del grande capitale che si evolve verso l'imperialismo, che assume forme varie in questo imperialismo, no? Ma all'epoca sostanzialmente dalla fine dell'Ottocento è questa. Ed è drammatico che sotto il profilo propriamente oggettivo le condizioni per il socialismo ci sono. Per esempio il livello di socializzazione della produzione è estremamente avanzato. Come dire, non ci vorrebbe nulla a capire che il padrone è inutile. Che tutta l'organizzazione economica è basata proprio su un'organizzazione socializzata. Anche perché è meno quel tipo di blocco sociale creato artificialmente e composto anche dal ruolo del piccolo imprenditore che di fatto viene distrutto dal processo di concentrazione. Ora, il fatto che le cose siano così significa però che cultura ottocentesca può essere estremamente più avanzata di cultura novecentesca, perché se quello nell'Ottocento era più bravo, ha capito meglio di quello che lo scelto. E l'area è quella, grosso modo. Se quella era più brava, ha capito meglio. Se aveva una tradizione di studio più approfondita, ha capito meglio. Se noi entriamo nel merito della cosa, dopo questa premessa, io vi leggo prima il piccolo brano di Gramsci, però poi avvertendovi che il brano di Hegel, anche questo è interessante, io non so se qui c'è la fotocopiatrice, se ci fosse sarebbe interessante farla. E casomai la facciamo in altro luogo, la facciamo in altro luogo in modo che ognuno abbia il testo, perché si tratta di questa piccola paginetta di Hegel. Se ci riesci. No? Che io l'ho tradotta, ma ovviamente non è che questo semplifichi moltissimo in sostanza, no? Addirittura è vero che in tedesco è più chiara perché uno vede meglio che tipo esattamente di espressione usa, ma insomma il no, lascia perdere, dai, se ne frega, poi lo faremo per conto nostro. Il passo di Gramsci è tratto da Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, che vuol dire che io ho usato un volume dell'edizione non critica. Voi sapete che si è detto che Togliatti aveva falsificato in sostanza l'opera di Gramsci, per cui era necessario invece un'edizione critica che restituisse il testo nella sua autenticità, eccetera. L'edizione critica ce l'abbiamo, non sembra che siano venute fuori novità sostanziali. E siccome è più bella l'edizione del 52, allora io ho usato quella, è più bella fisicamente, piacente, guardate quella. Comunque, il brano di Gramsci è il seguente. In che senso? No, nel senso, per esempio, c'è un criterio editoriale che segue Togliatti, che è quello di raccogliere per argomento, no? Per cui tu hai, per esempio, qui il Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, testi su questo tema. In realtà questa divisione è arbitraria, nel senso che Gramsci ha scritto che lo devo. Ora, c'è pure il discorso dei che non stai pubblicati in anni diversi rispetto. Certamente, e c'è stato indubbiamente un momento in cui mi pare abbastanza chiaro Gramsci è stato espulso dal partito.
e quindi ha subito anche uno stracismo.